Buonasera, mi chiamo Giacomo Delle Donne, sono ricercatore in diritto costituzionale alla Scuola Sant'Anna di Pisa e ho il piacere di introdurre questo incontro in cui avremo la possibilità di discutere di un libro profondo, rigoroso e tempestivo. È un profilo intellettuale di Antonin Scalia, giudice della Corte Suprema dal 1986 al 2016, scomparso nel 2016, scritto da Giuseppe Portonera e pubblicato quest'estate da IBL Libri, la casa editrice dell'Istituto Bruno Leoni. Giuseppe Portonera, l'autore, ha conseguito il dottorato in diritto privato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è attualmente Foreign Fellow dell'Istituto Bruno Leoni. È un libro interessante per molti punti di vista. C'è una espressione che Giuseppe Portonera adopera a un certo punto quando parla di epoca di Scalia. Scalia è un scomparso da qualche anno ed è in qualche modo un classico contemporaneo. Classici contemporanei è anche il titolo della collana in cui il volume si inserisce ed è classico, per riprendere una delle citatissime definizioni di Italo Calvino, perché potremmo dire persiste come rumore di fondo anche dove laddove l'attualità più incompatibile la fa da padrona. Quindi è un giurista, un pensatore, un giudice che influenza in maniera potente la nostra contemporaneità ed è anche, direi, una figura rispetto alla quale, a dispetto appunto del lasso di tempo relativamente breve che ci separa dalla sua scomparsa, è possibile, con la quale è possibile confrontarsi in maniera relativamente distaccata, sia per l'esistenza di nuove letture della vasta, come spiega l'autore, famiglia dell'originalismo, quindi penso per esempio alla presenza alla Corte Suprema di giudici come Neil Gorsuch, sia per il legame che Giuseppe Portonera contestualizza e decostruisce anche in parte in maniera molto efficace tra Scalia e il Conservative Legal Movement, all'interno del quale sono emerse anche chiavi di lettura molto differenti, come quella del Common Good Constitutionalism propugnato da Adrian Vermeule. E in generale, anche al di là delle controversie sull'interpretazione costituzionale, Scalia è una figura che in qualche modo ci interpella su molti problemi del rapporto fra diritto, politica e società, a partire per esempio da uno dei suoi ultimi dissent, quello in Obergefell versus Hodges, in cui si interroga appunto sulla rappresentatività dei giudici della Corte Suprema. Il libro, come vi dicevo, è molto tempestivo, è uscito nell'estate del 2022, quindi poco dopo la conclusione del term 2021-2022 della Corte Suprema, e quindi sicuramente molto interessante per una discussione su i vari aspetti della personalità, della riflessione, dell'opera di Antonin Scalia. Ne parliamo con l'autore, che siamo molto contenti di, come dire, ospitare virtualmente, e con i colleghi Silvia Sassi, associata di diritto pubblico comparato nell'Università di Firenze, e Pasquale Annicchino, ricercatore in diritto ecclesiastico e canonico nell'Università di Foggia. Giuseppe Portonera, prego. Vi invito, quando non parlate, a spegnere i microfoni. Grazie Giacomo per l'invito, anzitutto per aver organizzato questa presentazione e in questo senso il ringraziamento va esteso a tutto il gruppo dei Sant'Anna Legal Studies. Sono veramente molto contento e anche onorato, ecco, di far parte di questo bel ciclo di presentazioni che organizzate con regolarità e quindi in questo senso ringraziamento si estende anche al professor Martinicco e poi grazie anche ai professori Sassi e Annichino che prendendo parte a questa conversazione l'hanno per l'appunto nel suo complesso resa possibile. Io nelle varie presentazioni
a cui ho partecipato finora, ho sempre imparato diverse cose particolarmente interessanti. Sono pronto a prendere appunti, ho la penna in mano anche questo pomeriggio. E Antonin Scalia, l'uomo, visto che il libro si chiama allo stesso modo, in verità non ha bisogno di molte presentazioni, ma nelle parole introduttive è già stato delineato in modo sintetico ma puntuale il suo profilo. Qualche parola invece, quella che voglio spendere, la si può spendere sul perché un libro su Antonin Scalia. E lo faccio essenzialmente raccontandovi un po' non dico il processo di scrittura, ma gli obiettivi che avevo in mente durante il processo di scrittura, che sono stati essenzialmente due. Il primo era quello di descrivere la judicial philosophy di Scalia, quindi utilizzando questo termine esclusivamente americano, direi, con cui in modo sintetico si dicono non solo i metodi interpretativi, ma anche le dottrine costituzionali e anche una precisa idea del rapporto fra diritto e politica. E l'altro scopo, invece, era quello di verificare un po' quali degli aspetti, descritti nel libro potessero essere di rilievo e di interesse più diretto invece per il nostro ordinamento. Quindi, da una parte volevo e ne ho approfittato anche per scrivere quella che è la prima monografia su Antonin Scalia. In lingua italiana c'erano e ci sono già diversi pregevoli studi sul testualismo e sull'originalismo, ma mancava un'opera centrata su chi ha, direi, sommamente incarnato quei metodi, che quindi mettesse anche in luce, e quando dico in luce, mettere anche in rilievo le ombre di quei metodi con riferimento precipuo al loro principale rappresentante. E per altro verso, però, ho anche tentato di non restare confinati sul piano del meramente ricognitivo, facendo invece un passo critico e ulteriore. E Scalia è abbastanza noto al pubblico italiano, e qui dico non solo ai giuristi, specialmente ovviamente ai costituzionalisti e ai comparatisti, ma anche a quella fascia di pubblico di cittadini informati, appassionati delle cose d'oltreoceano. E tuttavia mi pare che della figura di Scalia sia, come posso dire, diffusa una certa caricatura. Persona sicuramente vista come molto intelligente, anche come molto simpatica, però essenzialmente vista come una sorta di politico in toga. Anzi, proprio la combinazione fra quella sicura intelligenza e quella sicura simpatia facevano più da contorno a queste astruse metodologie giuridiche chiamate originalismo e testualismo, per avanzare invece obiettivi tipicamente conservatori. E questa versione, questa visione che ho detto con una punta di colore caricaturale, non la ritrovo solo fra i critici di Scalia, ma in un certo senso anche fra quelli che si considerano suoi estimatori. Quindi un po' Scalia come l'archetipo di un giudice che, direbbe qualcuno una volta ogni tanto, infonde nelle sentenze principi e valori di destra. Ora, che Antonin Scalia come uomo fosse un uomo di destra, non c'è dubbio, lui non aveva, non ne ha mai fatto mistero, e quindi diciamo che la franchezza non gli è mai mancata come tratto caratteriale. Ma nel libro provo a offrire qualche argomento a sostegno della tesi, invece, per cui originalismo e testualismo di per sé non sono metodi politicamente conservatori. Non mi spingo fino a definirli metodi neutri, questo più che altro perché la questione della neutralità nella scienza giuridica è talmente delicata che non voglio nemmeno avvicinarmi a un argomento così problematico. Ma se un riflesso politico questi metodi possono averlo, ecco, secondo me dipende in massima parte dal tipo di documento a cui vengono applicati.
Per cui mi sorprende fino a un certo punto che un documento molto risalente come la Costituzione federale degli Stati Uniti, interpretata in quella chiave, restituisca dei risultati che per il parametro contemporaneo vengono per la maggior parte, ma non tutti, giudicati di destra. Nel metodo di Scalia, allora, se un conservatorismo c'è, più che un conservatorismo politico, io lo definirei un conservatorismo di tipo giudiziario, oppure di tipo giudiziale, se si preferisce. E il conservatorismo come attitudine giudiziale e il conservatorismo invece come ideologia e politico-partitica non si sovrappongono necessariamente, e anzi chi si mantenga fedele al primo tipo, quello giudiziale, raggiunge magari dei risultati che come invece conservatore politico non avrebbe approvato, quindi come elettore nel segreto dell'urna. Ci sono alcuni momenti importanti della esperienza di Scalia che comprovano un po' quello che ho appena detto. Penso ad alcune delle sue più famose opinions in materia di giustizia penale, delle quali si riscontra in alcune di esse un alto tasso, diremmo, noi italiani di garantismo, che non è proprio in linea con quello che ci si attenderebbe da un conservatore law and order, come lo stesso Scalia era e piuttosto fiero di definirsi, oppure penso anche al rifiuto costante che Scalia per tutta la sua carriera ha fatto dell'idea di impiegare il diritto naturale come, lui che era cattolico, padre di 9 figli, come strumento integrativo e supplementare. E il ricorso al diritto naturale, o almeno a una certa versione del diritto naturale, è invece un classico argomento conservatore. È stato già ricordato Adrian Vermeule con il Common Good Constitutionalism. È bene sottolineare che la riscoperta del diritto naturale sta avvenendo in quel settore lì, proprio in opposizione all'originalismo di Scalia, giudicato e agnostico e avvalutativo, e per questo non efficace nel promuovere sostanzialmente, come lo stesso Vermeule l'ha definita, un'agenda solidamente conservatrice. Peraltro è interessante sottolineare come in questo spettro, per l'appunto, di cosiddette judicial philosophies, ci sono diversi tipi di conservatorismo giudiziale. Il più famoso di questi è il judicial restraint. Io nel libro, in quella parte dedicata al contesto culturale e a quelli che ho un po' definito gli antecedenti, quantomeno sul piano cronologico dell'originalismo come bandiera del conservative legal movement, e dedico per l'appunto un'attenzione un po' importante al judicial restraint, evocando i nomi e il pensiero di personalità eminenti della cultura giuridica statunitense, Oliver Wendell Holmes, Felix Frankfurter, ma anche John Marshall Harlan II e da ultimo Alexander Bickel. Come ben noto, il judicial restraint si traduce in questa idea, questa sorta di autolimitazione del potere giudiziario che, se proprio deve dichiarare incostituzionale una legge, lo fa, con estrema riluttanza e quindi, riconoscendo, i margini quanto più ampi possibili di sperimentazione agli organi, democraticamente eletti. E in questo senso il giudice restraint è conservatore proprio perché prescrive all'interprete di muoversi con prudenza, con cautela, si potrebbe dire con la phronesis predicata da Aristotele, e questo metodo qui punta il valore che questo metodo qui vuole conservare per l'appunto quello della regola di maggioranza come miglior meccanismo di governo. E in questo senso un parente stretto del judicial restraint, su cui forse Pasquale ci dirà qualcosa durante il suo intervento, è il judicial minimalism, che per ora non se la passa benissimo, se semmai se l'è passata bene nella giurisprudenza della Corte Suprema. E questo tipo di conservatorismo giudiziale non è quello dell'originalismo di Scalia.
Perché, con cui pure, come proverò adesso a dire, ha qualche aspetto in comune, perché per l'originalismo di Scalia il valore da conservare non è in sé per sé considerata la regola di maggioranza. Quello è tutt'al più il valore che solo indirettamente viene tutelato, perché il valore che invece l'originalismo vuole conservare è il principio di separazione dei poteri, e per cui conservare il significato originario delle disposizioni normative serve non tanto a promuovere il judicial restraint come deferenza nei confronti delle regole democratiche, del gioco democratico, ma al massimo il cosiddetto judicial constraint, cioè l'idea di limitare la discrezionalità e la discrezionalità giudiziale. Si può discutere a lungo di quanto effettivamente in grado sia l'originalismo di costringere la discrezionalità dell'interprete, però ecco, eliminarne, obliterarne questo tratto costitutivo di adesione a un preciso modello di democrazia e costituzionale, così da invece degradare l'originalismo e il testualismo a una sorta di sofismi intellettuali per uomini di destra, provo almeno a suggerire nel libro, è operazione che si infrange con invece una analisi attenta della vita, del pensiero e dell'operato di Scalia. Questo quanto al primo obiettivo, come l'ho descritto, e quanto al secondo, cioè quello di verificare quali aspetti del pensiero di Scalia possono, direi, dirci qualcosa più direttamente nei confronti del nostro ordinamento, sono due, secondo me, le cose che conviene mettere in questo momento in rilievo. La prima è, ed è la domanda più ovvia, che spazio c'è per l'originalismo e per il testualismo nella interpretazione costituzionale, ma anche di merito e di legittimità, nei tribunali italiani? E l'altro aspetto, che secondo me alla fine è quello più, interessante, la riflessione sul ruolo del giudice nella società liberal-democratica. Sul primo, cioè sul ruolo dell'originalismo e sullo spazio dell'originalismo e del testualismo, andando molto e molto rapidamente, poi magari si potrà tornare sul punto durante lo spazio del dibattito, e anzitutto è necessario tenere distinti originalismo e testualismo, questo contro Scalia invece, che li utilizzava sostanzialmente come sinonimi, e questo perché, viste le anche profonde differenze politiche, culturali, ma in un certo senso ampio ideologiche fra la Costituzione americana e quella italiana, ecco, l'originalismo è complicato da utilizzare. È complicato da utilizzare nella misura in cui è l'originalismo di Scalia, quindi individuare il significato originario, una volta individuato, come diceva lo stesso Scalia, sono ammanettato e obbligato a decidere in modo conseguente. Questo dico perché riconoscere che quell'impostazione lì, se praticabile, è praticabile in poche occasioni, secondo me non significa anche non porsi nemmeno il problema di individuare il significato originario di una disposizione normativa. E quindi, come tono, come argomento, insieme con altri nell'interpretazione costituzionale, secondo me il significato originario, cioè chiedersi quantomeno ma che cosa significava questa disposizione e per chi l'ha pensata e per chi l'ha ricevuta, quindi per il cittadino medio, ragionevole al tempo dell'adozione, è una domanda che secondo me anche l'interprete italiano deve porsi. E più semplice è un po' il ricorso al testualismo, anche qui non il testualismo che nel libro definisco monista di Scalia, ma un testualismo più aperto, più pluralista, mi verrebbe da dire, non fosse altro perché c'è l'articolo 12 delle famose preleggi al codice civile, che all'interprete prescrive appunto di partire dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione. Peraltro,
importante il testualismo e lo è specialmente in alcuni settori, come ad esempio quello della giustizia penale, perché accorda un peso particolare al punto di vista del destinatario del comando normativo, che è il cittadino. Il cittadino che interpreta la norma, la disposizione che diventa norma, come la interpreta l'interprete professionale, non ha accesso ai lavori preparatori, alla giurisprudenza consolidata, agli orientamenti dottrinali di maggioranza, ma ha accesso esclusivamente alla disposizione e la interpreta naturalmente secondo il suo senso, direi appunto letterale. Quindi, ripeto, specialmente in alcuni campi, come quello della giustizia penale, ma non solo, ecco, pur con le difficoltà note dovute a una certa decadenza, della tecnica legislativa, preferire l'interpretazione più piena possibile, con il limite di risultati assurdi o non fondabili nel sistema, secondo me continua ad essere la via preferibile. E chiudo. Ho perso il conto del tempo, spero di non aver esondato già eccessivamente dai limiti, ma volevo chiudere dicendo qualcosa per l'appunto su questa distinzione, sul ruolo del giudice nella società e su quanto dallo studio critico della Discalia si può ricavare in questo senso. E l'originalismo di Scalia, almeno per come l'ho inteso io, non si esaurisce sul piano dei metodi interpretativi, ma ci dice qualcosa anche a proposito delle condizioni minime in presenza delle quali può dirsi sorgere l'obbligazione politica. In questo senso, per l'appunto, l'originalismo è anche una teoria sull'obbligazione politica, con due assiomi essenzialmente. Il primo è che in una società democratica fondata sulla separazione dei poteri, l'autorità di legiferare conferita spetta ai rappresentanti democraticamente eletti e democraticamente responsabili. La seconda è che gli individui riconoscono o obbediscono alle norme perché ne riconoscono la legittimità, e ne riconoscono la legittimità in buona parte perché hanno avuto un contributo diretto o indiretto nella loro formazione. Questi argomenti si ritrovano simili anche in autori italiani ben noti, a proposito, per esempio, del perché essere un giuspositivista. Penso su tutti a Uberto Scarpelli, nel cui pensiero l'adesione alla scelta giuspositivista viene giustificata in base a un, dice Scarpelli, criterio etico che fa riferimento a un fatto collettivo, l'accettazione della volontà politica dominante che si esprime nelle forme e dell'alternanza del potere e nelle forme democratiche di produzione del diritto. Questi argomenti sono per l'appunto simili a quelli che ho provato a sintetizzare adesso rapidamente per l'originalismo di Scalia, ma hanno alle loro spalle delle precomprensioni politico-culturali diverse che è bene porre rilievo proprio per porre soprattutto in rilievo la distanza fra i due e la non riducibilità dell'uno all'altro. Perché, se non lo fraintendo, il giuspositivismo di Scarpelli, io uso Scarpelli come, diciamo così, termine di sintesi per riferirmi a quel importantissimo mondo culturale e intellettuale, ecco, l'adesione al giuspositivismo mi appare come l'esito di un'adesione fiduciosa alla democrazia come buona regola di governo. Una fiducia che peraltro ricorda quella che dall'altra parte dell'oceano aveva espresso per tutta la sua vita Felix Frankfurter, che ho già ricordato a proposito del Judicial Restraint. Per
Per cui se la democrazia si inceppa, per così dire, se non restituisce più buoni risultati, allora anche quella fiducia rapidamente svanisce. E questo secondo me dice molto del perché adesso, al tempo per l'appunto di Felix Frankfurter, i progressisti erano a favore del giudice restraint e poi rapidamente sono invece diventati fautori del giudice all'attivismo. E lo stesso Scarpelli in un saggio sul finire della sua vita aveva confessato un certo disamoramento con l'idea del giuspositivismo come forma giuridica della democrazia proprio per l'insipienza del legislatore. E aveva rivalutato per questo la funzione del diritto giurisprudenziale. Diceva lui: alla fine della mia vita mi scopro meglio disposto a un governo insieme del Parlamento e dei giudici. Di questo cedimento di fede, invece, su questo veramente concludo, e della distinzione fra il ruolo del giudice e il ruolo del legislatore non si ritrova traccia in Scalia. E questo perché Scalia non aveva tenuto distinti l'ufficio del legislatore e l'ufficio del giudice e per una fiducia particolare nell'uno o nell'altro, ma per scetticismo nei confronti di entrambi. In questo senso mi sembra che si possa dire che Scalia è il degno allievo di Montesquieu e, mi sia passata l'espressione, del suo avatar americano Madison. La separazione dei poteri, che poi è il tratto caratteristico del Judicial Philosophy di Scalia, non è un mero simulacro, ma è invece la forma politico-giuridica di quella versione tipicamente liberale alle concentrazioni di potere, e a quelle concentrazioni di potere soprattutto che assolute, quindi prive di contrappeso, per dirla con Lord Acton, finiscono per corrompere sicuramente. E per Scalia quelle concentrazioni non erano solo quelle parlamentari rispetto alle quali abbiamo il costituzionalismo, per l'appunto, e le corti che ne sono agenti fondamentali, ma di rovescio e di converso anche quelle dei tribunali che diventano prive loro di contrappeso. Ecco, quindi se si vuole, secondo me, capire il costituzionalismo di Antonin Scalia, non si può sottovalutare questa, anzi si deve necessariamente centrare questa prospettiva, e alla luce di questa prospettiva restano ovviamente tutti gli aspetti controversi, le ombre, le debolezze del metodo, però secondo me lo si può, almeno sul piano scientifico, apprezzare con maggiore equità e onestà intellettuale. Bene, molto grazie Giuseppe per questa introduzione. Ora io seguirei l'ordine che abbiamo messo nella locandina e darei senz'altro la parola a Silvia Sassi. Prego. Non sentiamo. Perfetto, benissimo. No, prima avevo giustamente chiuso l'audio e quindi. No, allora vi ringrazio molto per avermi invitato, quindi ringrazio il professor Giuseppe Martinico, Giacomo delle Donne e l'autore del libro che in questa sede si sta discutendo, quindi Giuseppe Portonera. Vi ringrazio perché mi avete dato modo di leggere un bel libro su Justice Antonin Scalia, ricco di aneddoti e della giurisprudenza americana più importante, peraltro, appunto, come stavamo dicendo prima con Giacomo, egregiamente tradotta, cosa rara, non così comune. Dichiaro subito il perché mi piace questo libro, mi è piaciuto questo libro. Mi è piaciuto perché questo libro ha un impianto originale. Ha un impianto originale perché attraverso la descrizione di una figura così unica come appunto il giudice americano Antonin Scalia, l'autore riesce ad avvicinare il lettore anche comune, certo appassionato, ovvio, però un lettore comune e non solo quindi il giurista.
A che cosa ha avvicinato? Ha avvicinato allo spirito politico, ideologico degli Stati Uniti d'America e alla storia della Corte Suprema americana, che dell'ordinamento americano ne è il fulcro. E tutto ciò Portanera lo fa passando attraverso diversi piani, quello giuridico ovviamente, ma non solo. E quindi questa tecnica l'ho trovata molto efficace in quanto equilibrata. Allora, l'autore nella prima parte del libro, che va dall'introduzione, dunque dall'introduzione, se non mi sbaglio, dall'introduzione fino al contesto storico-culturale, ferma subito l'immagine di Justice Antonin Scalia, descrivendo il quadro che lo raffigura, un quadro collocato nei corridoi del Palazzo della Corte Suprema. Antonin Scalia viene rappresentato seduto alla sua scrivania del suo ufficio con una mano poggiata su tre oggetti: una copia del Federalist, che è testo fondante il diritto costituzionale americano, un dizionario di lingua inglese che serve per cogliere il pieno significato delle parole utilizzate dal legislatore nella legge, e un ritratto di San Tommaso Moro, umanista e politico inglese cattolico, noto per il suo senso di coerenza intellettuale e per aver difeso strenuamente lungo la sua vita e carriera le proprie radicate opinioni. Ebbene, questa immagine che il Portonera offre al lettore di Antonino Scalia non è fine a se stessa, ma è un modo per introdurre il tema centrale attorno a cui ruota l'intero libro, cioè il metodo di interpretazione costituzionale di cui Antonino Scalia è stato assoluto promotore, che ha segnato non solo la cifra del suo ruolo all'interno della Corte Suprema, ma anche l'indirizzo giurisprudenziale americano. Un metodo di interpretazione costituzionale, cosiddetto appunto testualista e originalista, cioè non fa questa grande distinzione della Costituzione americana quale strumento massimo per arrivare a un giudizio neutrale e distaccato. E sebbene questa teoria dell'interpretazione costituzionale, testualista e originalista non fosse ampiamente condivisa dalla Corte, neppure all'interno del blocco conservatore, ove le posizioni del del Chief Justice parevano difficilmente conciliabili con quelle di Scalia, Antonino Scalia ha avuto una influenza senza precedenti all'interno del sistema americano. Influenza che si è tradotto anche sul piano prettamente sociale. Ricorda il Portonera che Scalia, in ragione delle polemiche che lo hanno riguardato, delle sue uscite pubbliche, dei vari discorsi tenuti in diverse facoltà di giurisprudenza sparse nel mondo, è divenuto anche un personaggio popolarissimo, sostiene appunto il Portonera. Ed è così che in effetti pensiamo appunto, cita il Portonera, che è stato comparsa in alcuni legal drama più popolari americani, ed è stato anche ispiratore di ben due opere liriche e teatrali, l'una Scalia Ginsburg, tutta imperniata sull'amicizia tra i due, nonostante le notevoli differenze caratteriali e anche valoriali nonché ideologiche, l'altra The Originalist, che immagina il rapporto tra un fittizio Scalia e un'assistente di studio liberal. Ok, quindi questo è il primo merito che io do, cioè questa raffigurazione di questo justice, per introdurlo nel secondo merito, cioè attraverso appunto l'illustrazione dell'approccio di Scalia ai temi dei criteri ermeneutici, soprattutto nell'ambito dell'interpretazione costituzionale del ruolo del giudice. L'autore, cioè Portanera, traccia la storia della Corte americana, quindi mi dà una biografia, una rappresentazione dell'uomo Scalia che poi si traduce nel suo ruolo, nella sua concezione di ruolo di giudice, e che appunto attraverso cui questo ruolo interpretato da Justice Scalia traccia la storia della Corte americana, della Corte Suprema americana. Ebbene, come più volte ripetuto nel libro,
il contributo di Justice Scalia alle teorie dell'interpretazione costituzionale è stato centrale. Per riassumere, la sua teoria si basava su un concetto all'apparenza abbastanza semplice, ma raffinatissimo e assai elaborato da attuare. Secondo Scalia, le leggi devono essere interpretate nel significato che avevano nel momento della promulgazione e il giudice deve quindi applicare la legge com'è e non come vorrebbe che fosse, perché spetta al popolo decidere, quindi questo concetto della democrazia, no? In quest'ottica, dunque, il compito del giudice è quello di ricercare il significato originario e testuale della norma e ritenersi vincolato ad esso senza indagare l'intenzione del legislatore, facendo attenzione alle regole dettate e non ai principi. E per fare ciò, scrive Portanera, si deve fare ricorso a diverse skills e strumenti. La conoscenza della lingua, un giudizio ragionato, l'esclusione di preferenze personali rispetto al risultato e nel caso di testi più antichi, una ricerca del significato che le parole avevano in quel preciso momento, ma anche lo sfondo culturale della tradizione giuridica nazionale, così come le convenzioni legali al momento dell'entrata in vigore della legge, sono assolutamente elementi portanti questo metodo interpretativo. Ebbene, un approccio, questo, che il Portanera paragona al positivismo legislativo, il cui massimo pensiero è espresso da Hans Kelsen. Ora, riflettendo tale visione del ruolo del giudice, questo non è distante da quella sottintesa al minimalismo giudiziale teorizzato dal Sunstein nella seconda metà degli anni 70, laddove si limita la pronuncia alla soluzione del caso di specie senza inserire nella motivazione sistematizzazioni teoriche in grado di dettare regole di condotta riproducibili in un numero ampio di ipotesi, mentre la visione del ruolo del giudice, secondo l'impostazione testualista e originalista di Scalia, si discosta in modo significativo a quella sottesa al judicial activism. Un termine generalmente utilizzato dalla dottrina americana quando la decisione si è basata sulle preferenze politiche del giudice piuttosto che sulla legge, ma che perlomeno, a mio avviso, non è altro che un modo retorico per dire che non si è d'accordo con una decisione o che si pensa che una decisione sia sbagliata. Ebbene, al riguardo, l'opinione di Scalia, insomma, è interessante l'opinione di Scalia sul caso Holy Trinity, che peraltro è riportato dal Portanera a pagina 84. Portanera rileva poi tra i diversi tratti caratterizzanti la giurisprudenza di Scalia, una netta preferenza del giudice per le regole, le più precise possibili le regole rispetto ai principi, in quanto essendo più generali ed astratti, permettono una certa opera di riaggiustamento al caso concreto da parte del giudice. E quindi qui giungiamo al secondo merito di questo libro. Portanera, attraverso la descrizione dell'approccio di Scalia ai temi dei criteri ermeneutici, soprattutto nell'ambito dell'interpretazione costituzionale del ruolo del giudice, traccia la storia della Corte Suprema americana e lo fa ripercorrendo una serie di sentenze storiche, per lo più collocate nella parte del libro dedicata ad alcune specifiche aree della giurisprudenza di Scalia. E si nota in questa parte come la giurisprudenza di Scalia, e quindi la dottrina originalista, non è sempre stata applicata in modo uniforme. Alcune volte Scalia aderiva alla majority opinion, come nel caso United States versus Lopez del 1955, opinion redatta dal Chief Justice Rehnquist, per passare invece al caso Gonzales versus Reich del 2005, in cui Scalia, con una concurring opinion, si è associato nella votazione ai colleghi più liberal, mentre il suo approccio originalista e testuale emerge in modo assolutamente chiaro nella sua opposizione al substantive due processes.
Alla base di questa posizione di rifiuto del substantive due process si spiegano i suoi più noti dissentence, quelli del 1922 e quello del 2015. Vi è da dire però che se nel corso della carriera di Justice Scalia all'interno della Corte la sua linea di pensiero, secondo cui laddove la Costituzione nulla dispone a proposito di una determinata materia, la questione deve essere risolta per via democratica o a livello di Stati o a livello federale, quindi la sua linea di pensiero sembrava minoritaria, così non pare affatto attualmente, dove invece appare accolto da una maggioranza dei giudici della Corte Suprema. Ne ha dato prova la recente decisione con la majority opinion redatta da Justice Alito, Dobbs versus Jackson Women's Health Organizations del 2022, con cui è stato ripudiato in tema di aborto il principio enunciato quasi 50 anni prima nel caso Roe e riaffermato circa 30 anni fa nel caso Casey. Questa posizione però non è del tutto accolta dalla dottrina, però il Porto Nera rileva questa prosecuzione. Ecco, un ultimo punto di merito che si coglie da questo libro e che mi porta alle conclusioni. Il Porto Nera, nella sua parte finale del libro, individua alcuni elementi per giustificare l'influenza che il giudice Scalia ha portato nell'ordinamento americano. Ebbene, ne ha elencati tre. Tra questi, quello che maggiormente mi convince, gli altri sono rigore scientifico, un riportare rigore scientifico nell'ambito delle tecniche interpretative e l'estensione degli studi dottrinali di originalismo e testualismo. Ebbene, tra questi elencati, quello che maggiormente mi convince è il fatto che l'influenza di Scalia debba essere conferito al fatto che, cito testualmente, al fatto che ogni metodo interpretativo presuppone, anche solo inconsapevolmente, un'idea del ruolo che l'interprete, specialmente il giudice, può giocare nell'ordine sociale. Ora, è indubitabile che l'opera del giudice rivesta un'importanza cruciale per comprendere i caratteri strutturali dell'ordinamento giuridico e la funzione del diritto. Ricordiamo, in ambito continentale la concezione positivistica del diritto è predominante. Tutto ciò, come è noto, in ragione di una rivendicazione della superiorità del potere politico su quello giudiziario. Il diritto invece nella cultura giuridica di common law e per una radicata convinzione che affonda le proprie radici nel Medioevo è considerato un fenomeno indipendente e autonomo dalla politica. In quel contesto si ritiene in particolare che la legge preceda la politica in quanto la si considera radicata nelle consuetudini popolari di cui i giudici si fanno interpreti. Ebbene, alla luce di quanto appena detto, si potrebbe dunque dire, questo è un punto interrogativo che pongo e magari lo mandiamo in discussione. Quindi alla luce di questa mia di quest'ultima analisi, si potrebbe dire che Scalia è così innovativo ed originale perché applica un metodo interpretativo tipico del sistema continentale in un ordinamento di common law? Grazie mille per l'attenzione. Grazie mille anche per il rispetto dei tempi e darei la parola a Pasquale Annecchino. Ecco qui. Allora, grazie mille, spero che l'audio sia quantomeno sufficiente. Io ringrazio gli amici di Stars per queste mie incursioni nei loro sempre prestigiosi eventi, ma mi fa particolarmente piacere essere qui oggi per discutere del libro di Giuseppe Portonera, Antonin Scalia, grazie anche alla professoressa Sassi che ho avuto il piacere di conoscere oggi e di ascoltare. Allora, ho rivisto proprio oggi alcuni dei video che ci sono su Scalia in rete. Ci sono varie interviste, anche molto lunghe, c'è una
intervista della CBS in due parti di una mezz'oretta molto interessante. C'è, e Giuseppe e Giacomo qui mi consentiranno di tornare sull'oggetto di un nostro seminario di qualche mese fa, molto materiale pop su Scalia. Io ritengo che questa categoria del pop giuridico sia particolarmente importante per comprendere Scalia. Non a caso la discussione su questi temi è stata oggetto dell'ultimo convegno nazionale dei comparatisti, quindi non ritengo di non utilizzare categorie, diciamo, avulse dalla interpretazione del fenomeno giuridico rispetto ad una disciplina che tra l'altro non è la mia, però diciamo, le prendo in prestito, mettiamo così. E io penso che non si comprende Scalia se non si comprende il ruolo pop che Scalia, io credo, scientemente sapeva di stare esercitando. Perché io penso che le opinion di Scalia, quando venivano scritte, avevano chiaramente destinatari differenti. Scalia era ben consapevole di questo. Aveva come destinatari i suoi colleghi alla corte, la comunità giuridica più ampia, ma il vero successo di Scalia come giurista pop, e quindi il frame, il tono delle sue opinioni era quello che era indirizzato al pubblico più ampio. Da una parte il pubblico generalista, perché Scalia è noto ad ampie fette dell'elettorato statunitense. Questo rendeva le opinioni di Scalia, io credo, profondamente politiche, altro che giuridiche, profondamente politiche. Nonostante, come dire, tutte le cose che noi abbiamo sentito, che io condivido e che Giuseppe appunto mette in luce rispetto al metodo dell'originalismo, ma io potrei parlare del metodo della scrittura e non del metodo dell'interpretazione, se vogliamo, no? Sono due epistemologie diverse, no? Che il metodo di scrittura di Scalia fosse un metodo prettamente, scientemente politico, io credo sia innegabile. Scalia scriveva per comunicare, cioè quando si scrive si vuole comunicare qualcosa a qualcuno, e Scalia chiaramente voleva comunicare ad una base molto più ampia di quella di tantissimi giuristi, e questo determina poi anche il successo, diciamo, del suo stile di scrittura e delle sue opinioni. Io ricordo quando cominciai il dottorato, ho fatto una tesi che in parte si occupava anche della giurisprudenza della Corte Suprema. Tu leggevi Scalia anche e soprattutto se eri in profondo disaccordo con lui, perché sapevi che quando leggevi Scalia non trovavi mai qualcosa di banale. Quindi credo che Scalia vada sicuramente compreso anche in questo contesto qui. Quindi è un contesto a strati di comprensione, no? Di epistemologie che si sovrappongono. Per questo, quando Giuseppe molto cortesemente mi ha mandato la bozza del libro a cui stava lavorando, io gli dissi: guarda, ti devi leggere questo pezzo di Kosinski, che è un pezzo che ha un titolo molto pop, è una relazione che il giudice Kosinski fece alla Cardoso Law School nel 1990, se non sbaglio, potrei sbagliare sulla data, ma anno più, credo fosse il 90 comunque, dove gli chiesero di riflettere su Antonin Scalia, uomo giurista, diciamo così. E Kosinski, Giuseppe cita poi questo pezzo nelle pagine del libro. Kosinski, un altro personaggio, diciamo, che non ha raggiunto la popolarità di Scalia, ma che probabilmente meriterebbe di essere studiato quanto Scalia, forse addirittura con, diciamo così, derive situazionistiche anche superiori a quelle di Scalia da un certo punto di vista, nella sua scrittura giuridica. Kosinski scrive questo pezzo che intitola My Pizza with Nino, dove lui racconta di questa lunga discussione su Scalia, sul fatto che Scalia gli dice che per questo incontro allora lui doveva ordinare la pizza in questa determinata pizzeria. Kosinski sapeva che Scalia era italiano e pensava che il ristorante che Scalia gli aveva indicato non facesse una pizza buonissima, insomma, quindi ordina la pizza in un'altra pizzeria. Arriva la pizza a Scalia e Scalia, con fare originalista, se vogliamo, e dice: no, ma questa non è la pizza del ristorante a V di cui ti avevo detto. E se io dico ristorante a V, vuol dire ristorante a V. Questa parentesi per dire che Scalia va assolutamente compreso, ovviamente nel contesto di una epistemologia, che è l'epistemologia della comunità giuridica, ma
quella epistemologia lì non spiega tutto il successo di Scalia, perché anche le emozioni, l'irritazione che si percepisce in alcune opinion di Scalia sono molto importanti per capire il successo e la fama di Scalia come giurista in senso più ampio, e la politicizzazione della figura del giurista in seno alla comunità statunitense in senso ampio. Si discute oggi molto fra costituzionalisti che si occupano degli Stati Uniti di politicizzazione della Corte Suprema. Io confesso che sono, come dire, un indefesso pragmatista posneriano da questo punto di vista, quindi credo che la Corte sia uno strumento profondamente politico. Posner lo ha scritto più volte, ovviamente ci sono i gradi di interpretazione da questo punto di vista, però Scalia io credo che lui scientemente sapesse questa cosa qui. Ora c'è da chiedersi perché noi ci occupiamo in questi documentari che io mi sono riguardato, vengono intervistati alcuni esperti, alcuni attivisti delle organizzazioni per i diritti civili, alcune frasi su Scalia che vengono fuori, me ne cito due. He is evil. He is Neanderthal. Una persona che viene definita come evil e Neanderthal, perché noi dovremmo discuterne, no? Perché questa persona che viene così appellata dovrebbe essere di interesse per noi. Io credo che come il lavoro di Giuseppe Portonera, ci illustra, Scalia è molto significativo per noi. È significativo innanzitutto per il dibattito giuridico statunitense in senso stretto. Io l'ho trovato, per le cose di cui mi sono occupato io, anche significativo nel dibattito statunitense in senso largo, se così vogliamo, in una chiave quasi di geopolitica del diritto, se così vogliamo dire. Cioè, non si capiscono alcuni trend che sta vivendo oggi come oggi, quella che Harold Berman ha chiamato in sue opere famose la tradizione giuridica occidentale, se non si studiano classici contemporanei come Antonin Scalia. Proverò a illustrare in poche battute perché. Volevo soltanto sottolineare un altro paio di cose per quel che riguarda la dimensione interna, prima di passare a quella esterna. Allora, dal punto di vista della dimensione interna, un'altra cosa che io mi permisi di suggerire a Giuseppe quando lui mi inviò la bozza fu di inserire qualche riferimento in conclusione al mondo post-Scalia, se così vogliamo definirlo, no? Cioè, cosa succede dopo Scalia all'interno di quella galassia del mondo del cosiddetto Conservative Legal Movement, per rubare il titolo di un famoso libro di Steven Teles del 2008, che credo sia molto utile per comprendere queste dinamiche qui. E lì c'è il problema che è stato già sottolineato, cioè di uno degli allievi di Scalia, cioè Adrian Vermeule, che io conosco molto bene, ho anche discusso il suo libro quando è stato presentato al Centro Studi Americani. E lì la questione è molto importante. Prendiamo Dobbs, in Dobbs non c'è ovviamente un intervento diretto di autori che si rifanno al Common Good Constitutionalism. Io però ho un po' la fissa di andarmi a guardare gli interventi che ci sono quando ci sono i vari casi, proprio perché credo che cosa sia il diritto si comprenda non solo dalle decisioni delle corti, ma dagli argomenti che ruotano attorno alle decisioni delle corti in una interpretazione che non sia necessariamente top-down, ma anche bottom-up. Lì c'è questa amicus brief di Finnis e Robert George, che secondo me va studiata, perché è una amicus brief prettamente giuridica all'interno del mondo del conservatorismo statunitense, che sulla base di un, mi sentirei definirlo così, common good originalism, sostiene in realtà un risultato che è diverso da quello a cui ha portato la decisione di Alito. Perché lì si sostiene in realtà che esista un divieto di aborto all'interno della Costituzione federale. Questo mondo post-Dobbs e post-Scalia è un mondo dal conflitto delle idee, della guerra delle idee molto forte, e la cosa interessante è che tutto interno al mondo del conservatorismo statunitense. Quando mi dicevano negli anni, ma perché ti occupi
e studi gli evangelici conservatori americani, sono tutti dei trogloditi, non hanno nulla da dire, non c'è produzione di idee. E dicevo, ma guardate che qui c'è un magma che sta risalendo e che prima o poi ce lo ritroveremo a valle, perché io vedevo che c'era questa, consentitemi l'approccio marxiano su questo, una infrastruttura gramsciana, chiamiamola così, di centri studi, di case di pubblicazione, di televisioni, di radio, che portava avanti delle idee. Erano ovviamente soprattutto le idee della destra religiosa, in quel caso, che costituisce soltanto una fronda del movimento conservatore americano. Scalia, per anni, contrariamente allo stereotipo, è stato visto dal mondo della destra conservatrice religiosa americana come un nemico, perché Scalia era l'estensore del caso Employment Division contro Smith del 1990, che è stata la decisione più avversata dalla destra religiosa americana, perché era la decisione della Corte Suprema che negava specialità alla tutela del diritto di libertà religiosa, e quello ha portato a tutta una serie di leggi molto volute dalla destra religiosa americana, cui Scalia si era opposto, dice Scalia nella decisione, perché non si può fare dell'anarchia sociale dove ognuno vive nel suo mondo giuridico, a tutela di quella questione della statualità molto forte. Giuseppe ci parlava prima della separazione dei poteri. Quanto al successo di Scalia, siccome ancora ho 3 minuti, ma Giacomo, sono sul pezzo, io vi invito a leggere la dissenting opinion nel caso Dobbs di Kagan, probabilmente voi ce l'avete presente. Kagan dice, contra l'opinione di maggioranza di Alito, riprendendosi la dissenting di Scalia e Lawrence del 2003, la Corte ci dice questa cosa, cioè che non verrà abolita tutta la giurisprudenza sui diritti civili, speriamo di non dover dare ragione a Scalia. Quando Kagan arriva a dare ragione a Scalia, quello è un successo, io credo, di Scalia, volente o nolente. Rispetto all'influenza oltre gli Stati Uniti, e qui chiudo, beh, quello che succede all'interno, ad esempio, del dibattito delle Costituzioni in Europa, quello che succede in Ungheria, lo sviluppo di quella tipologia di costituzionalismo lì, o in Polonia, non si capisce se non si studia il mondo all'interno del movimento conservatore americano. Avrete tutti quanti visto le foto di Patrick Deneen con Orban, o anche tante volte in cui Adrian Vermeule e altri studiosi sono andati in conferenze in Polonia e in Ungheria, perché c'è un ancoraggio ora a questo attuale progetto del Common Good Constitutionalism che ha un richiamo molto forte in quei paesi. Questo per dire che nonostante la morte, il mondo di Scalia, il post-Scalia, è ancora qui con noi e noi dobbiamo studiare Scalia non soltanto per capire quello che accade negli Stati Uniti, ma anche per capire quello che accade da noi. Il lavoro di Giuseppe Portonera credo che possa essere un'utile introduzione per quanti vogliono cominciare questo percorso di studio. Grazie mille. Grazie Pasquale. Allora, abbiamo un po' di tempo per discutere. Se qualcuno vuole fare commenti, porre domande, lo può fare prenotandosi nella chat oppure alzando la mano. Comincio io con alcune osservazioni che mi sono venute dall'ascolto degli interventi e prima ancora dalla lettura del libro. La prima ha a che fare con un tema che è un po' un mio pallino, che è quello del federalismo, su cui Giuseppe Portonera, diciamo, scrive cose in controtendenza, quindi dice da parte di Scalia c'è un'adesione che forse lui non arriva a definire un lip service, però, diciamo un'adesione rituale e convenzionale ad alcuni capisaldi del pensiero del mondo conservatore americano in tema di federalismo, quindi con anche la difesa dei diritti degli stati, ma ci sono anche accenti diversi e lui li definisce hamiltoniani. Quindi qua, se vogliamo, c'è sempre il tema di cosa si intenda per conservatorismo, quindi un conservatorismo politico, quindi volendo nella declinazione hamiltoniana, molto fiduciosa, ecco, in un governo federale forte, oppure il conservatorismo giudiziario. Il mio commento riguarda gli ultimi sviluppi, le letture del federalismo che si
sono fatte soprattutto a partire dal mandato presidenziale di Donald Trump e che qui mi, come dire, attingo a lavori di studiosi di orientamento conservatore come Ilya Somin, fanno leva sulla valenza ideologica potenzialmente mutevole del federalismo, quindi la protezione delle attribuzioni degli stati nei confronti di interventi aggressivi del governo federale. Quindi un pallino, diciamo, del Conservative Legal Movement che a fronte di decisioni come quelle in tema, per esempio, di riduzione dei finanziamenti, riduzione o eliminazione dei finanziamenti federali, possono come dire, essere di interesse anche per altri settori del mondo giuridico politico. E qui appunto la posizione di Scalia, a mio avviso, è molto interessante proprio per la sua natura, non dirò mediana, però che cerca di trovare una sintesi fra diverse spinte. L'altro commento che mi viene da fare è legato alla stretta attualità e si pone sulla scia di alcune cose che sono state già dette. Pensavo alla recente approvazione da parte del Senato del Respect for Marriage Act e qui la domanda è come lo dobbiamo valutare pensando appunto a ciò che Scalia ha scritto moltissime volte, da ultimo direi in maniera molto potente in Obergefell versus Hodges, quindi la Costituzione pone vincoli all'autogoverno, a parte questi vincoli, i poteri riservati agli stati o al popolo vengono esercitati come gli stati o il popolo desiderano e lui gli diceva si sarebbe dovuto lasciar proseguire il dibattito pubblico sul matrimonio omosessuale. Lì appunto critico del substantive due process e invece appunto fiducioso nelle virtù del political process. La reazione del legislatore federale dopo le sentenze dello scorso giugno in qualche modo sembra, come dire, avere innescato una dinamica in linea con quanto Scalia auspica. Diciamo una dinamica preventiva naturalmente, anche perché Obergefell non c'è stato un rovesciamento di decisione come Obergefell, quindi una dinamica di tipo preventivo difensivo, però appunto in linea con auspici espressi in vari luoghi della sua giurisprudenza da Anthony Scalia. Quindi qui uno poi si interroga sul senso del lascito intellettuale costituzionale di Anthony Scalia. Anche alla luce dei fermenti che sono emersi nel frattempo e di cui appunto ci diceva adesso Pasquale Annicchino. E il terzo commento ha a che fare col tema del rapporto fra corti e opinione pubblica. È un tema che naturalmente ha molte sfaccettature, che ultimamente sta raccogliendo una considerevole attenzione sia come dire, dei chierici della dottrina, sia come dire, dell'opinione pubblica in senso ampio, penso per esempio a tutte le discussioni sulla proiezione pubblica della Corte Costituzionale o anche a studi come quello di Michaela Heilbronner sul rapporto fra Tribunale Costituzionale Federale Tedesco, elite politiche e opinione pubblica. Nel caso degli Stati Uniti, noi abbiamo a che fare con come dire, un contesto in cui potremmo parlare di rapporto del giudice, perlomeno di alcuni giudici, con l'opinione pubblica, quindi di una loro capacità di dialogare, almeno in alcuni momenti, almeno su alcuni temi, con determinati settori dell'opinione pubblica. Naturalmente, alla base di questo ci sono sia elementi di natura istituzionale legati appunto alla struttura delle decisioni della Corte, sia poi elementi di natura culturale, quindi legati alla visibilità e della Corte Suprema e del costituzionalismo nordamericano, sia su scala nazionale sia su scala globale. Qui poi volendo c'è il tema su cui probabilmente potremmo pensare a un altro incontro della influenza comparata del costituzionalismo statunitense oggi, perché ci sono, come dire,
Sicuramente esiste una sua centralità, penso per esempio alle reazioni transnazionali scatenate dalla sentenza Dobbs, ma ci sono anche diagnosi che parlano di declining influence of the American Constitution. E naturalmente l'età del documento, che diceva prima Giuseppe, e poi il rapporto tra questo documento e i suoi interpreti sono al centro dell'attenzione e delle critiche. Allora, questi erano gli spunti che mi venivano in mente subito. Ora, se qualcuno vuole intervenire, prego. Ci sono reazioni? Forse Giacomo posso anche, perché ci sono già diversi Ah, spunti. Sara Lattanzi. Ah, ok, perfetto, benissimo. Allora, Buonasera. buonasera a tutti. Forse riesco a far partire anche il video. Allora, grazie. Io mi sono, diciamo, un po' imbucata. Sono una ricercatrice di diritto dell'Unione Europea all'Università Partenope e ho scritto una monografia sui lavori preparatori, partiva dall'interpretazione. In realtà, poi, appunto, il tema dell'interpretazione riguarda anche il tema delle fonti e quindi un po' più ampia su entrambi gli aspetti e sono rimasta invece personalmente affascinata e convinta dalla tesi che lei ha espresso adesso nell'introduzione. Io ancora non ho letto il libro, ma lo farò presto, sulla differenza tra il conservatorismo politico e il conservatorismo giudiziale, che credo che si applichi molto forse meglio a situazioni di diritto continentale in cui non c'è la dissenting opinion, perché forse mi sorge il dubbio a seguito dell'intervento, l'ultimo intervento del professor Annicchino, che in effetti la dissenting opinion ha una funzione, diciamo, di comunicazione un pochino diversa rispetto alla sentenza in sé, però io volevo appunto chiederle di se ha modo approfondire questo aspetto, perché appunto non sempre sono d'accordo sul fatto che non sempre il conservatorismo giudiziale assomigli o si diciamo sovrapponga a quello politico, e quindi questo diciamo riguarda la funzione del giudice in un contesto di deliberazione all'unanimità. Allora, ad esempio, la Corte Costituzionale spesso si vanta delle camere di consiglio lunghe e del fatto di decidere collegialmente sulle decisioni, proprio perché appunto in quel caso il conservatorismo politico, che sicuramente c'è, perché appunto è ovvio che un giudice è anche un individuo con le sue idee, però viene, diciamo, attenuato dall'aspetto della discussione collegiale, ma comunque io credo che venga soprattutto attenuato appunto dalla scrittura di una sentenza condivisa. Mi viene in mente, ad esempio, anche la figura del professor Massimo Luciani, che forse potrebbe essere con qualche diciamo ovviamente con un po' di forzature assimilata a quella di un testualista e che sicuramente però non è un conservatore politico. Allora, appunto, su questo, se lei ha modo di approfondire questo aspetto, che appunto in fondo, come lei poi ha accennato, riguarda la questione della separazione dei poteri, ma non solo, io direi anche, quindi diciamo, del rispetto di un principio fondante, ma anche la missione del giudice. E quindi se può approfondire questo aspetto. Grazie. Grazie mille. Altri interventi? Allora, se Giuseppe vuole iniziare a rispondere. Eccoci, senza dubbio.
E grazie anzitutto di nuovo per gli spunti, gli interventi di Pasquale Anichino e di Silvia Sassi. Avevo detto che avevo preso appunti, ho preso appunti, quindi ora qualcosa su quello dirò, ma grazie anche agli interventi successivi che sono stati molto interessanti. Ripercorrendo le cose che un po' sono state dette, provo a prendere fra tutte quelle che mi sembrano e su cui mi sembra di poter aggiungere qualcosa. Un elemento che è emerso e che ha attraversato un po' trasversalmente gli interventi è anche questo della distinzione fra l'intenzione del legislatore e il significato originario, quindi, che si riconnette poi anche al tipo di ruolo di giudice che Scalia aveva in mente e mi sembra un aspetto interessante perché dicevo prima quanto di originalismo ci può essere nel nostro sistema, ecco, quello che di originalismo ci può essere noi di solito lo abbiamo in riferimento all'intenzione del legislatore, si fa riferimento, dice, ma qual era l'intenzione del legislatore in questo caso? Mentre l'originalismo di Scalia era un originalismo sul significato originario delle parole della legge, quindi l'attenzione era non verso l'original intent, ma verso l'original public meaning. Questo mi sembra interessante perché ci dice anche un po' di un rispetto senza dubbio, ma non mi verrebbe di un servilismo del giudice secondo Scalia nei confronti del potere legislativo. Scalia diceva sempre che non aveva alcun problema a dichiarare incostituzionale una legge, anche quando fosse una legge politicamente importantissima, e penso per esempio all'Obamacare, che ha rappresentato un momento di rottura importante anche a livello della coalizione conservatrice, ma in generale della giurisprudenza americana. Quella era una legge con un mandato popolare fortissimo, Obama aveva stravinto le elezioni e facevo prima la differenza fra un judicial restraint e l'originalism. Un giudice che avesse aderito al judicial restraint avrebbe avuto enormi riserve, non avrebbe mai dichiarato incostituzionale quella legge. E infatti, per esempio, Roberts un po' ha costruito la sentenza di maggioranza su quella linea. Invece Scalia, con gli altri conservatori, ha scritto un joint dissent in cui non si sono fatti problemi a dire che avrebbero voluto dichiarare incostituzionale e incostituzionale quella legge. E questo lo dico proprio perché la professoressa Sassi ha messo in rilievo le differenze rispetto al judicial minimalism. L'originalismo non è affatto minimalista, produce in molti casi risultati molto ampi, molto importanti. Penso per esempio sul secondo emendamento, sul diritto di portare armi. Anche in quel caso, la prima sentenza, la sentenza Heller aveva dichiarato incostituzionale diverse leggi che a livello statale proibivano l'uso largo delle armi, e in questo senso è vicino al suo antagonista che è il judicial activism, perché il judicial activism produce e può produrre risultati molto e molto ampi, come è stato per esempio quando con Roe ha invalidato le leggi di tutti gli stati americani sull'aborto. Quindi l'originalismo va inteso, ha sì punti di contatto con questi altri metodi, ma ha una sua identità che gli viene per l'appunto dall'essere così centrata su questo significato originario. E poi la professoressa Sassi ha posto una domanda molto intelligente e molto importante. Dice, ma Scalia in un sistema di common law che cosa ci fa, visto che sembra quasi parlare come un europeo? Ebbene, Scalia nel suo primo volume, diciamo così, intellettuale, quindi con un certo respiro accademico, che è A Matter of Interpretation, presenta la sua tesi sotto il titolo inequivocabile Una corte di civil law in un sistema di common law. Come Quindi Scalia sostiene che, ed è una posizione
un po' isolata, ma che ha dei punti di rilievo importanti, che è il sistema federale, con una Costituzione scritta fin dal principio, perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti, che come esperienza politico-giuridica nascono da una rottura con il Regno Unito, ebbene si differenziano notevolmente a livello federale dal sistema del Regno Unito e lo fanno consciamente, consapevolmente, perché ritenevano che il common law statunitense, scusate, inglese, così come si era sviluppato, non tutelasse più le libertà individuali. E quindi si dotano di una Costituzione scritta, che è anatema per il costituzionalismo inglese, di recente un po' meno, ma sicuramente a quel tempo lo era evidentemente. E poi si dotano della separazione dei poteri. E quando Montesquieu scrive nell'Esprit de la Loi, fa la prima grande apologia della separazione dei poteri, dice di avere in mente la Costituzione inglese, ma in verità se la inventa lui quella Costituzione inglese, perché nel sistema inglese la separazione dei poteri, almeno così rigida come c'è negli Stati Uniti, è inesistente. È per l'appunto una novità, ma anche un unicum, direi, del sistema statunitense. Quindi è indubbiamente vero che Scalia suona come un europeo in terra americana e lui era ben contento di suonare in questo senso. Per cui, quando nella separazione dei poteri, la direi verticale, quindi fra lo Stato centrale e lo Stato federale, gli Stati, scusate, locali e lo Stato centrale federale, cioè i singoli tribunali statali, le singole corti supreme statali possono, nella tradizione di common law, sviluppare il diritto come vogliono, ma il common law federale non esiste. E notare che questa non era solo una posizione di Scalia, perché per esempio Justice Brandeis, che era giudice liberal e anche lui grande fautore del giudice restrainte, aveva per l'appunto scritto una sentenza in cui si diceva che il common law a livello federale non esiste. Esistono gli statutes, esistono cioè le leggi approvate dal Congresso, esiste la Costituzione, esistono certo i precedenti, ma non è nulla di assimilabile invece al common law di tipo statale. Muovendomi alle cose che ha messo in rilievo Pasquale con, mi verrebbe da dire, la sua analisi testualista dei testi di Scalia, quindi questa chiave pop è senza dubbio importantissima. E se non sbaglio, in occasione del suo decimo anno alla Corte Suprema, quindi il 96, Scalia aveva scritto una lettera. Adesso non ricordo se a Powell o a Blackmun, in cui confessava una certa difficoltà perché si trovava costantemente in minoranza, si trovava sostanzialmente quasi sempre messo ai margini, e questo lo scrivo anche nel libro. Se Scalia poi continuato e alla fine è morto da giudice costituzionale, lo ha fatto per altri 20 anni, è stato proprio perché ha trovato una cassa di risonanza per le sue idee, non fra i colleghi, che ovviamente non poteva convincere con tesi così idiosincratiche all'inizio, ma nel grande pubblico e nelle nuove generazioni di giuristi. E chiaramente se si parla al di là della Corte si deve adottare un linguaggio particolare, e il linguaggio di Scalia, tu hai ricordato la tua esperienza personale all'inizio un po' dello studio leggendo, ma penso sia quella di tutti, è stata la mia per esempio, che mi ha fatto appassionare, giovane studente di matricola di giurisprudenza quasi a quelle opinion. La stessa cosa la diceva Justice Kagan, Elena Kagan, che Scalia era molto amica, dicendo: quando eravamo nelle law school le opinion erano tutte uguali, tutte noiose, tutte puntuali, precise, schematiche. Poi si arrivava a Scalia e la vita del diritto veniva fuori dalla pagina. Ha i suoi rischi come metodo, e lo stesso Scalia alla fine della sua vita, secondo me, si è lasciato andare e ha mi verrebbe da dirlo, un certo abbruttimento di questa tendenza. Il suo dissent in Obergefell è
micidiale, ma nel senso anche un po' dell'offesa personale nei confronti del majority opinion di Kennedy, e Kennedy che tutti raccontano una brava persona a livello umano, non se l'è mai presa, ma se i rapporti fossero saltati per certe espressioni di sgalia sarebbe stato pure comprensibile. E ora la degenerazione invece pop, con alcune delle opinion scritte dai giudici più giovani e cresciuti nel modello di sgalia, che finiscono per veramente debordare. Ma perché Scalia scriveva nei confronti del grande pubblico? Ecco, fra le possibili motivazioni, e mi ricollego in questo caso anche a una cosa che ha messo in rilievo Giacomo quando parlava del rapporto di corte e opinione pubblica, non dobbiamo dimenticarci che negli Stati Uniti i giudici sono di nomina politica. Il presidente degli Stati Uniti nomina i giudici e poi i giudici vengono confermati dal Senato. Quindi parlare all'opinione pubblica significa, come poi è successo, fare in modo che un particolare metodo diventasse un punto politico. E secondo opinioni abbastanza autorevoli, Donald Trump nel 2016 è riuscito a vincere il voto dei conservatori più autentici. Perché Scalia era morto nel febbraio del 2016 e Trump aveva solennemente promesso, come poi ha fatto incredibilmente, ma lo ha fatto di nominare soltanto giudici sul modello di Antonin Scalia. E quindi l'originalismo, che era diventato il conservative legal movement, è politico prima ancora che giuridico, o non soltanto giuridico. Ecco, parlare all'opinione pubblica in quel modo è diventato la via per rendere politico quel tema, e quindi gli americani, i repubblicani, andavano a votare per chi promettesse giudici nel modello di Scalia. Questa cosa, per esempio, in Italia, in cui l'accesso alla professione è per concorso, oppure, come nel caso della nostra Corte Costituzionale, alla fine l'impronta politica, nel senso di nomina politica, è ristretta, chiaramente diventa più limitato come spazio, però non viene del tutto escluso, perché, per esempio, un altro effetto importante di questo è parlare al grande pubblico è quello di, come posso dire, sollecitare una certa attitudine nei confronti delle sentenze, quindi magari creare un certo movimento di pressione che induce le corti magari a non eccedere in certi esperimenti attivisti. Il tema del rapporto con l'opinione pubblica è molto più ampio, però queste cose mi piaceva metterle in rilievo perché le avevo per l'appunto trovate nei vostri due interventi. L'ultima cosa, perché è importante sempre dall'intervento di Pasquale, è il futuro del conservative e legal movement. Qui ci vorrebbero, e anzi forse sarebbe interessante pensare a un evento dedicato solo a questo, ma proprio per i motivi che ha messo in rilievo Pasquale, cioè che ci dice qualcosa anche del futuro dei paesi non degli Stati Uniti, anche dei paesi diversi dagli Stati Uniti. E questo perché Pasquale ha messo in rilievo benissimo l'aspetto sociale, del conservatorismo sociale. Quindi ha ricordato l'Amicus Curiae firmato da Finnis e Giorgio, ma poi lui ne ha trovato anche un altro, addirittura firmato dal professor Valditara, all'epoca non ancora amico. Quindi questo per dare la misura di quanto gli Stati Uniti sono importanti ancora come modello culturale in questo senso. Ma nel Common Good Constitutionalism non c'è solo il conservatorismo sociale, c'è anche un preciso conservatorismo politico che, per esempio, è estremamente aperto all'idea dello Stato amministrativo. Mentre invece l'originalismo di Scalia, e questo originalismo post-Scalia, penso su tutti a Neil Gorsuch, vede invece lo Stato amministrativo come un abominio. E quindi qui c'entra anche un po' questa trasformazione della destra come coalizione politica. Negli Stati Uniti, più che in ogni altra parte del mondo, questo fusionismo fra conservatori e libertari che sembra
e quasi saltare, ma in generale c'è un cambio in questo senso, forse epocale. Quindi, in un momento in cui allo Stato non si chiede più di garantire, come è stato nell'epoca post anni 90 in Italia, le condizioni per il funzionamento insomma, il buon funzionamento del mercato, ma anche di altre cose, quindi uno Stato sostanzialmente neutro, ma invece uno Stato attivamente impegnato nella promozione di determinati valori, ecco che l'originalismo, con la sua avalutività, mi verrebbe da dire, non è debole solo sul piano sociale, ma anche su quello politico. Quindi sarà interessantissimo vedere come evolve e se evolve. Passando all'intervento di Giacomo sul federalismo, dico solo una cosa perché è molto, molto interessante. La posizione di Scalia sul federalismo è abbastanza ambigua. Lui stesso, lo ricordava Pasquale, faceva un sacco di interviste. Quando si arrivava al tema del federalismo, tendeva a dismetterlo al solito suo con un po' di simpatia mista anche a un po' di arroganza quasi, dicendo: io sono un impiegato dello Stato federale, non venite da me a cercare la difesa dei diritti dello Stato, perché io sono un impiegato della Corte federale. E infatti lui diceva: il rapporto fra Stato federale e Stato centrale è saltato nel momento in cui è saltata la vera istituzione che nella concezione originaria del padre costituente doveva tutelare l'indipendenza dei singoli stati, che non era la Corte federale, ma era il Senato. Il Senato degli Stati Uniti era eletto originariamente in via indiretta dalle assemblee dei singoli stati, e quindi i senatori rappresentavano non il popolo dello Stato, ma il Parlamento e quindi gli interessi di quel Parlamento. Nel momento in cui quello è saltato con l'elezione diretta dei senatori, sosteneva Scalia, è venuta meno l'istituzione che veramente avrebbe dovuto tutelare quella distanza, quella separazione di poteri per l'appunto in verticale, quindi anche gli aspetti più significativi della giurisprudenza federalista di Scalia, penso ad esempio alla negative commerce clause che lui riteneva inesistente, in verità sono un riflesso ancora una volta della sua idea di separazione dei poteri orizzontale. Per cui diceva: si tratta di una assunzione di potere da parte dei giudici, non tanto dello Stato federale nei confronti dei singoli stati. Sul Respect for Marriage Act, che è questa importantissima novità legislativa che è stata, credo, approvata anche dalla Camera di recente, quindi attende solo la firma, se non è già arrivata, di Biden. E su questo aspetto si potrebbero dire tante cose. Provandolo a guardare dall'aspetto di Scalia, io immagino che Scalia sarebbe stato appunto contento del fatto che il Parlamento fa finalmente, si impegna finalmente a fare il Parlamento come diceva lui, benché forse qualche dubbio, questo è stato soprattutto avanzato sul tema del riferimento all'aborto, non so quanto valga anche nei confronti del matrimonio, e cioè se veramente il governo federale ha il potere di disciplinare una materia del genere. Ma del resto, quando è stato approvato invece il DOMA, il Defense Act, l'atto di difesa del matrimonio tradizionale, lì la Corte lo ritenne legittimo, quindi immagino che non ci siano rispetto a questo, a questa legislazione dei problemi di competenza. È molto interessante osservare che viene per l'appunto dopo Obergefell, viene come reazione a Dobbs o a certe letture, forse giustamente allarmate, che sono eseguite a Dobbs, ma sostanzialmente recepisce integralmente Obergefell. Quindi osserviamo negli Stati Uniti un fenomeno, in questo caso, a cui noi come italiani siamo abbastanza abituati, cioè un legislatore che insegue alla fine la giurisprudenza, andando a codificare o positivizzare quello che già è stato in verità raggiunto a livello giurisprudenziale. E questo
Forse ha un aspetto problematico, proprio in riferimento, penso, a questo Respect for Marriage Act, perché Obergefell emerge molto bene nei dissenti dei giudici più conservatori. C'è un problema, o ci può essere un problema, di bilanciamento con la libertà religiosa, che è un tema, sappiamo, carissimo a certi settori dell'opinione pubblica statunitense. Quindi non so se questo atto qui ha saputo raggiungere un livello di mediazione fra questi valori che entrano in contrasto in alcuni casi molto delicati. La Corte Suprema ha proprio ascoltato di recente, credo settimana scorsa, un caso sulla libertà religiosa, e cioè su se è possibile imporre, adesso non ricordo se era un web designer, ma il caso è simile a quello famoso del pasticcere del Colorado, se è possibile imporgli, uso questo termine fra virgolette, ma è quello descrittivamente più efficace, di servire anche non dei clienti omosessuali, ma il riferimento al matrimonio, laddove per convenzioni religiose si ritenga che il matrimonio è solo fra un uomo e una donna. E qui torna il tema delle culture wars, che è tema importantissimo e che a livello statunitense ha queste proiezioni giudiziali così, così rilevanti. Finisco sull'intervento della professoressa Lattanzi, che sono contento di aver trovato qui, perché avevo visto il libro sui lavori preparatori e l'avevo messo fra le cose da leggere, perché l'attenzione, per l'appunto lo dicevo prima, quello che si può chiamare originalismo nel nostro contesto è soprattutto sui lavori preparatori, quindi sulla ricerca dell'intenzione del legislatore, mentre appunto Scalia, secondo me, esagerando, era assolutamente contrario a questo genere di operazione. E quanto ha detto sulla dissenting opinion è importantissimo, e si ricollega alle cose che ho provato un po' a dire, cioè al fatto che serve a parlare alla società in quel contesto istituzionale per rendere argomento politico, e quindi fare pressione per la selezione di determinati tipi di giudice in un contesto come il nostro, ripeto, in cui invece i giudici non vengono eletti in quel modo. Io credo che la dissenting opinion sia uno strumento di trasparenza che sarebbe il caso di prendere in considerazione. È uno strumento difficile, senza dubbio, perché è chiaro che se si mostra una corte fratturata, il rischio anche di strumentalizzazioni da parte, per esempio, di chi non approva politicamente quella sentenza esiste. Però, tanto più le corti diventano, dico potenti perché non ho un termine più preciso, ma comunque sempre più centrali nella vita democratica, come ad esempio stiamo vedendo con la nostra Corte Costituzionale in questi ultimi anni, e tanto più probabilmente uno strumento come la dissenting opinion è importante, anche perché ci consente di valutare la fondatezza degli argomenti di maggioranza non solo in base alla forza dei numeri, ma anche alla loro qualità. E poi perché fa anche un'altra cosa interessante, che è internalizzare nei circuiti della Corte proprio il dibattito su diverse visioni di come si interpreta la Costituzione, di cosa significa essere un giudice costituzionale. E poi l'ultimo riferimento importantissimo è a Massimo Luciani, che io infatti cito in diverse occasioni nel libro, tra le tante penso alla voce per l'Enciclopedia del Diritto sull'interpretazione costituzionalmente orientata, in cui si trovano sicuramente argomenti molto vicini a quelli di Scalia. Massimo Luciani, che per appunto, come è stato ricordato, non è politicamente un conservatore. Noto però che, per esempio, in quella voce di Luciani non c'è alcun riferimento all'originalismo di Scalia. E a parte una cosa velocissima e ignota, non è proprio preso in considerazione, nonostante questi
e queste consonanze di fondo, ecco, no, ovviamente non so quale sia il motivo dietro questa scelta, però per l'appunto se nel futuro si valorizzasse un po' questo dialogo, si parla del dialogo delle corti, questo dialogo fra dottrine anche a questo livello, secondo me sarebbe una cosa positiva. Grazie. Grazie Giuseppe. Non so se ci sono altri spunti, altri commenti. Francesco Civili. Allora, la ringrazio, le do la parola. Ecco, inviterei chi parla ora come dire, alla brevità, visto che poi per le 18:45 chiuderei la registrazione. E la invito a presentarsi. Grazie, grazie a tutti, grazie al dottor Portomela per il libro su Antonin Scalia, anzi spero presto anche di poterlo leggere, purtroppo non ho ancora avuto occasione di leggerlo, ma spero veramente di avere occasione di leggerlo il prima possibile perché ha dato stasera molti spunti interessanti sul tema dell'originalismo e sulla figura di Antonin Scalia. No, io volevo semplicemente, proprio sarò telegrafico, vabbè, io mi presento, sono Francesco Civili, sono laureando in magistrale alla Ca' Foscari di Venezia in filosofia e nel campo etico-politico, per questo anche di interesse nel campo giuridico. E quello che mi ha molto interessato è quando il dottor Portonera ha parlato della contrapposizione giuspositivismo e giusnaturalismo, ribadendo come il diritto naturale in Scalia sia anche ben diverso da quello, diciamo, più di matrice conservatrice, in quanto lo ha definito lui stesso agnostico e avvalutativo rispetto a una lettura conservatrice. Ecco, quindi volevo chiedergli, ma quindi potremmo dire che il giusnaturalismo di Antonin Scalia, pur essendo cattolico, e questo mi ha colpito molto, pur essendo cattolico, è più un giusnaturalismo ancora di stampo moderno e non quindi un giusnaturalismo classico? Ho voluto fare questa domanda anche in relazione a uno degli ultimi discorsi del presidente Trump, quando era ancora presidente a dicembre del 2020, quando aveva tenuto un discorso sulla libertà religiosa, era a fine dicembre. E lui aveva citato molto la figura di Thomas Becket come esempio di libertà religiosa, ma facendo più riferimento alla tradizione del giusnaturalismo classico. E quindi, siccome si era parlato anche di Trump e di come Trump, dopo la morte di Antonin Scalia, avesse voluto mettere dentro la Corte Suprema giudici di orientamento originalista, infatti ricordo anche la figura di Amy Coney Barrett, che è stata allieva di Antonin Scalia, quindi volevo chiedergli appunto se questo giusnaturalismo di Antonin Scalia si stacchi dalla tradizione cattolica, pur essendo lui di una formazione cattolica. E ringrazio ancora per gli interventi e ancora grazie tante al dottor Portonera per il libro su Antonin Scalia. Grazie. Grazie, sarò anch'io telegrafico nella risposta, anche se ci sarebbe tanto, tanto da dire. Allora, io non parlerei di un giusnaturalismo di Scalia. Io dicevo che il suo originalismo è anzi accusato di essere agnostico. E Scalia aveva grande familiarità con il pensiero giusnaturalista, ma nella sua concezione abbastanza rigida, senza dubbio, della separazione di responsabilità e di poteri fra interprete, quindi fra giudice e legislatore, diceva che il giusnaturalismo è cosa per il legislatore. È il legislatore che, secondo lui, deve dare seguito a determinate visioni del mondo anche di tipo giusnaturalista per l'appunto, mentre l'unico tasso e livello di giusnaturalismo che Scalia era disposto ad applicare era per l'appunto quello codificato, per così dire, nella Costituzione. E per questo a un certo punto avevo detto che non si può proprio dire che Scalia è un positivista, ma certo ha una
a una certa idea del positivismo si avvicina quando dice questo. È molto interessante vedere se, come qualcuno spera o suggerisce, si potrà giungere un domani a un common good constitutionalism, quindi a una sorta di integrazione fra l'originalismo e il diritto naturale. Io personalmente la vedo operazione complicata perché mi pare, se non in limitati casi, mi pare ci siano dei presupposti inconciliabili, per cui se si è un giusnaturalista e se si interpreta un documento alla luce del diritto naturale si hanno presupposti ben precisi che potrebbero non essere quelli del significato originario di una determinata disposizione. Penso per esempio alle materie eticamente più controverse. Quindi io registro una tensione di fondo fra le due cose. N non escludo che ci possano essere punti in cui confluiscono, ma in generale le terrei distinte. Grazie. Allora, io non vedo mani alzate, Lucine, altri. Non so se Pasquale Annichino e Silvia Sassi vogliono dire, come dire, una battuta finale, se avete qualche Io altrimenti. solamente che vi ringrazio perché ho veramente apprezzato tutto e quindi davvero, insomma, ho imparato anche. Ma Però appunto quella cosa è... penso sia una, come dire, sensazione condivisa. Sì, no, infatti, proprio molto interessante, mi è piaciuto molto e vi ringrazio ancora per l'invito che mi avete fatto. Quindi l'unica mia, l'unico, l'ultimo mio appunto. Grazie. Uso anche io 10 secondi per ringraziarvi e promettendo a Giuseppe di disturbarlo perché sto scrivendo un commento, diciamo, ex post ad ops, e quindi lo disturberò per del feedback. Grazie. Allora, grazie, grazie a chi è intervenuto. In particolare all'autore, ai due discussant, a chi ha partecipato al dibattito. La registrazione sarà disponibile online, previa approvazione da parte vostra, fra oggi e domani. Intanto grazie a chi ha seguito questo incontro e a presto da parte mia e anche del professor Giuseppe Martinico. Arrivederci. Grazie ancora, Arrivederci. arrivederci. Grazie mille. Arrivederci.